Approfondimento del TG2 sui misteriosi incendi che da anni divampano senza motivo apparente nelle case di Caronia. Fenomeni inspiegabili che spaventano i cittadini del paesino messinese. È il momento del nostro approfondimento di oggi, che è dedicato alle ipotesi su fenomeni ancora inspiegabili che si verificano in provincia di Messina. Allora, con il nostro inviato Francesco Vitale siamo andati a Caronia per indagare sull'origine di questi incendi, episodi che pochi giorni fa sono stati esaminati anche dalla Commissione Ambiente e Territorio del Senato. Vediamo insieme. Immaginate di essere sul divano di casa una sera come un'altra a guardare la TV. Improvvisamente, senza l'intervento di fattori esterni, accade questo. E poi immaginate ancora di essere in un pub rilassati ad ascoltare musica e di vedere improvvisamente due vasi di fiori andare a fuoco, anche stavolta senza alcuna causa esterna. Guarda la pompa, se lei odora. Fa puzza di bruciato. Fa puzza di bruciato. È successo circa 3 settimane fa, un mese fa. Prima ho fatto una vampata, ho fatto il fuoco e poi l'hanno spenta. Poi quando l'hanno spenta si è riaccesa di nuovo. E poi è successa anche l'altra. Qual è l'altra? L'altra è quella che c'è là sotto. Siamo a Canneto di Caronia, bellissimo scorcio di Sicilia tra le province di Palermo e Messina. Questa terra è diventata una sorta di frontiera del mistero, dell'occulto e qualcuno dice addirittura del paranormale. Come sapete, da 10 anni questa minuscola frazione è attaccata dai cosiddetti fenomeni. Senza motivazione vanno a fuoco materassi, divani ed elettrodomestici, anche quando non sono alimentati, cioè con la spina della corrente staccata. Gli ultimi incendi senza spiegazione a fine luglio scorso, quando, oltre alle cose, per la prima volta sono state attaccate anche le persone. Mentre mi trovavo lì, tutto un tratto ho avvertito un calore che saliva da sotto, proprio che mi sono spostato subito. Ho detto cos'è successo e niente, e poi è finito lì. Invece poi la sera, appena sono arrivato a casa, mi sono levato i jeans, abbassando i jeans si è rotta la bolla dell'acqua che si forma, bolla d'acqua dell'ustione. E lì ho capito che mi era successo proprio una bruciatura. Il problema della salute è quello che ci preoccupa. Io in questo momento vengo da Palermo perché ho fatto un'instillazione, una specie di chemio che faccio. Nino Pezzino ha avuto la casa bruciata per ben 3 volte e, come avete sentito, sta adesso lottando contro un cancro. Lui è convinto che questi potenti campi elettromagnetici siano prodotti da sperimentazioni militari. Se lei mi dice perché hanno scelto questa casa, io non lo so. Certo. Ma che comunque qui è un esperimento militare, che qui stanno testando un'arma, su questo sono pronto a giocarmi la testa. L'opzione militare va ovviamente dimostrata, ma è una di quelle sul tappeto. I primi giorni di questo mese si è tenuta una riunione alla Commissione Ambiente e Territorio del Senato, presente il sindaco di Caronia, e si è deciso di coinvolgere diversi ministeri, interni, salute, ambiente e difesa. Il gruppo scientifico ipotizza tra le cause di questi campi elettromagnetici anche una sperimentazione di armi nuove militari. Degli eventi in questi 10 anni si sono occupati nell'ordine il CNR, l'ARPA e il CICAP, la Commissione Italiana per il Controllo degli Affari Paranormali e il Centro Ufologico Italiano. Incendi provocati da extraterrestri dispettosi, un'ipotesi come un'altra, ma da queste parti, dice la gente, qualche strano avvistamento c'è stato, anche se chi ha fatto questi avvistamenti oggi è molto restio a parlare. Che tipo di avvistamenti erano? Luci che passeggiavano. Di giorno, di notte? Di notte più che altro. E non solo gli incendi sono stati il problema, ma anche altre situazioni che si sono verificate. Mi raccontava della macchina. Sì, altre cose sono successe. Quindi. Per esempio? Macchine che si aprono e si chiudono, finestre che si abbassano, le macchine che si accendono le luci, la macchina che si accende da sola, basta. A Canneto di Caronia, in Via del Mare, non c'è più il presidio dei vigili del fuoco per un problema di costi, ma soltanto questi giovanissimi volontari della Protezione Civile regionale. Per gli abitanti sono degli angeli che vigilano sulle loro poche ore di sonno. Gianluca, Giuseppe, Roberta.